Quindi Enrico, com'è nato il progetto dell'AE45, di questa mostra fotografica sull'AE45? Beh, il progetto è nato forse per dare un filo conduttore, un lavoro, chiamiamolo così, un obiettivo ai vari soci dell'associazione. Cioè, il mio compito, oltre a essere fotografo, magari perché mi piace essere fotografo, è quello di creare un qualcosa, chiamiamolo fra virgolette, per poter creare diciamo, questi lavori, questi impegni fotografici da spalmare negli associati, per poter dare, diciamo, anche uno stimolo, un là, insomma, per lavorare, per saper lavorare non nella singola fotografia, ma bensì su un lavoro a lungo termine, per poter vedere il progetto, il compimento di un progetto possibilmente anche importante. E quindi l'AE45, in queste pochissime vocali, numeri, nasconde un mondo intero. Addirittura l'AE45 noi la conosciamo perché è qui vicino, ma in realtà parte dalla Sicilia e va a finire fino in Lapponia, in Finlandia, quindi c'è un universo. Noi l'abbiamo localizzata come reportage fotografico in un frame, un piccolo frame che va da Verghereto a Umbertide, e lì abbiamo fissato i vari obiettivi, che ovviamente non sono solo stradali, no? Ovviamente ci interessa soprattutto la vita intorno alle 45, che nonostante i 80 chilometri da Verghereto a Umbertide nasconde una miriade di situazioni estremamente interessanti. E mi chiedo, perché farlo proprio adesso? Perché fare proprio adesso questa mostra, in questo momento storico? Il momento non è che è stato stabilito. Noi abbiamo praticamente lavorato per circa un anno abbondante, ogni tanto ognuno o da solo o in gruppo ci siamo dati dei obiettivi geografici, e quindi man mano siamo andati avanti nel compimento dei vari soggetti. Quindi il soggetto poteva essere un problema legato alla strada, un altro soggetto poteva essere i camionisti, gli automobilisti, le varie stazioni di servizio. Quindi ognuno aveva un obiettivo, oppure o che si facevano a livello singolo oppure in gruppo, e man mano questo materiale aumentando, diciamo, di quantità, poi abbiamo deciso, diciamo, di chiudere, perché, diciamo, abbiamo capito che era il momento di chiudere, diciamo, perlomeno momentaneamente questa ricerca fotografica, anche se questa mostra, che verrà fatta prossimamente a marzo, nel mese di marzo, esattamente sarà inaugurata il 2 di marzo. Avrà un seguito sicuramente, perché non abbiamo, diciamo, sviluppato in modo, diciamo, completo tutte le varie tematiche, però comunque sono sufficienti per poter mostrare, diciamo, un aspetto inedito della nostra realtà quotidiana, che è la E45. Infatti la nostra è stata un po' una ricerca sul territorio, e praticamente siamo partiti dal quotidiano, perché abbiamo pensato che la E45 veniva utilizzata molto da chi lavora, chi studia, cioè tutti i giorni siamo spettatori, diciamo non osservanti però della realtà che ci circonda, e ci premeva focalizzare la nostra attenzione su quelli che erano gli aspetti che spesso sfuggivano agli occhi dei più, cioè tutto quello che era intorno alla E45, partendo dal bellissimo paesaggio che c'è intorno, perché sicuramente non abbiamo nulla da invidiare ad altre regioni, perché abbiamo un bellissimo patrimonio da far vedere e da tutelare sicuramente. E poi anche tutte le realtà commerciali che c'erano intorno, dalle attività, che ne so, i negozi o le attività, le industrie che c'erano intorno, ma anche semplicemente chi ci vive intorno nelle zone limitrofe dell'AE45,
perciò diciamo, siamo entrati in alcune case, diciamo, venendo ospitati da alcune famiglie che ci hanno mostrato le loro realtà, ci hanno aperto le loro abitazioni. E poi abbiamo anche voluto un po' focalizzare l'attenzione su quelle che erano le aree di sosta, e perciò anche i protagonisti proprio delle 45, non solo i viaggiatori, ma anche chi ci vive per lavoro, i camionisti e tutto quello un po' che ci girava intorno. Chiaro. E qual è il rapporto che ne è emerso tra gli abitanti o comunque chi la frequenta e la strada in sé? Il rapporto, cioè alla fine, magari visto con gli occhi di un esterno, può sembrare anche un elemento di disturbo, magari no, vivere in prossimità di una strada molto trafficata, con camion, insomma, però alla fine le persone spesso, cioè, si abituano poi a quelle che la loro quotidianità, e perciò non è che c'è tutta questa invasione che magari agli occhi di chi è esterno potrebbe apparire. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, dopo l'abitudine in qualche modo appiattisce un po' eventuali problematiche, no? E quindi, però in realtà chi abita vicino al serpente stradale accusa problematiche, soprattutto a livello acustico. E quindi abbiamo sentito a più riprese molte lamentele, addirittura delle richieste anche di barriere acustiche, magari non soddisfatte, oppure insomma tutta una serie di lamentele che, ecco, chi abita vicino a, ma dico vicino, 10 metri, diciamo, quindi praticamente il passaggio di un camion mette le vibrazioni entrano addirittura in casa, il che è estremamente scomodo, insomma, estremamente brutto, insomma, no? Certo. Invece a livello organizzativo è stato difficile mettere insieme vari punti di vista, no, in una stessa prospettiva? No, ma gli obiettivi di questi progetti a livello associativo sono quelli, oltre al lavoro finito, quindi la mostra, quello che sarà, è l'obiettivo di stare insieme, di formare gruppo, di avere questo filo conduttore comune e soprattutto, come ho detto, di formare il gruppo. Quindi si è formato un gruppo che oltre allo scatto si rafforza l'amicizia, si conosce in modo più approfondito, il che è estremamente importante come associazione. Avere un gruppo coeso, no? Chiamiamolo sincero, che a un certo punto tramite la passione della fotografia cresce, diciamo, un'amicizia che spero che continui nel tempo, insomma. Nel contempo anche l'associazione ne gode, perché bene o male la nostra associazione è dal 1980 che è presente nel territorio e a più riprese, e siamo arrivati, al prossimo anno facciamo 40 anni, e quindi questa linea probabilmente ha dato e darà i suoi frutti, ecco, nel tempo, insomma. Una sorta di cuore pulsante che poi con la passione porta dietro un po' tutti quanti gli altri. E poi dal confronto si migliora sempre. Quindi sicuramente, il confronto e la condivisione in fotografia è una cosa fondamentale. E poi uno degli obiettivi della nostra associazione è sempre stato, già da prima anche che c'ero io, cioè proprio dagli inizi, è quello di rendere partecipi più persone possibili. Perciò chiunque ha avuto il desiderio di esprimersi fotograficamente in questa mostra, comunque ha avuto il suo spazio, insomma. Dopo c'è chi ha avuto più spazio, chi meno spazio, in base anche all'impegno che ha offerto, insomma, però sicuramente noi la possibilità l'abbiamo data a tutti coloro che hanno voluto partecipare. Ma la cosa da dire è che grazie all'associazione, perché io credo molto nell'associazione, forse perché quando è stata fondata io e Alvaro Tacchini, che è stato il socio fondatore insieme a me, già si veniva da associazioni, da gruppi allora cattolici, no? Quindi il senso del gruppo ce l'abbiamo avuto fin da piccoli, no? E che comunque il vantaggio del gruppo è che riesce a valorizzare anche i singoli individui, cioè a livello politico il gruppo è più forte del singolo, e quindi si riesce a ottenere
dalle varie amministrazioni, dalle varie istituzioni, molto di più che il singolo individuo. Quindi, esempio, questa mostra, io sicuramente, che se è rappresentata da un singolo individuo, sicuramente sarebbe stata problematica l'attuazione. E invece siamo riusciti a mettere insieme una mostra che sicuramente sarà una mostra importante, sia per aspetto economico, che non è secondario, e anche poi come qualità anche di lavoro fotografico. Ma sì, certo, poi c'è anche il tema del sociale, perché comunque sono raccontate molte storie, molti punti di vista, appunto. Ce n'è qualcuna che vi ha colpito in particolare? Di queste storie che vengono raccontate in qualche modo? In particolare no, è la cosa che comunque è da approfondire sicuramente è la vita dei vari camionisti. Io penso che sono un po' i bisogni di questa, chiamiamoli così, un po' l'americana, un po' sono gli attori con delle storie incredibili dietro, sia perché molti di questi camionisti sono degli stranieri, provengono dall'Ungheria, dalla Romania, paesi dell'est, e molti sono anche italiani, e gente che vive dentro al camion. Il camion nella sua carlinga è una casa, è un monolocale praticamente, c'è di tutto, ci dormono, c'è la cucina, c'è il caffè, c'è telefoni di ogni tipo, addirittura parabola satellitare e quant'altro, no? E molte volte viaggiano da soli e c'è voglia di comunicare. Noi abbiamo trovato, magari all'inizio eravamo un po' perplessi, ma poi andandoli un attimino a bussare alla porta del camion, scusi, sa, sarebbe disposto a... da lì bastava una parola per poi conoscere magari mogli, figli, finta sociale, parenti, finta sociali, ma possiamo vederci la prossima settimana, ripasso, eccetera. Veramente una collaborazione. Sarebbe interessantissimo creare addirittura una mostra specifica di questo mondo, che non è detto. A chiusura di questa mostra può darsi che ci sarà un approfondimento specifico di camionisti. Anche uscendo dalle 45 al limite. Potrebbe essere un filone interessante. Ecco, io volevo chiedervi anche, alla luce degli ultimi eventi di cronaca, particolarmente le tragedie, può una mostra di questo tipo fare da motore per sensibilizzare la comunità? Anche a livello di sicurezza e di infrastrutture? Sicuramente sì, e per questo motivo noi abbiamo voluto anche proprio diciamo enfatizzare l'aspetto dei lavori che venivano fatti nel periodo in cui noi abbiamo rappresentato fotograficamente, l'abbiamo raccontato, l'AE 45, e perché stavano facendo un lavoro di riqualificazione del manto stradale. Praticamente abbiamo chiesto ad ANAS di entrare all'interno dei cantieri per poter fotografare, salire sui camion, addirittura sono stati molto disponibili con noi e ci hanno fatto entrare nei cantieri con loro, salire sui camion, viaggiare con le loro macchine, insomma, per poter poi documentare la realtà di quello che stava accadendo. E sicuramente sì, l'aspetto della sicurezza verrà fuori, sicuramente guardando la mostra, anche se non ci siamo focalizzati esclusivamente su quello, l'aspetto è uno dei tanti aspetti che riguarda la mostra, e per dare ancora più spazio a questo aspetto ci piacerebbe anche proprio affiancare alla mostra un convegno in cui si possa parlare appunto anche dell'aspetto sicurezza in modo approfondito dell'AE 45.